Questa mattina alla Biblioteca Oriani si è svolto l'incontro Sesso, Corpi, Poteri. Di che sdegno stiamo parlando? Con Lea Melandri, Università delle Donne di Milano, e Stefano Ciccone, dell'Associazione Maschile Plurale. Prima e dopo il 13 febbraio in Italia si è aperta un'importante riflessione trasversale tra gruppi, associazioni, movimenti politici, singoli e singole, che al centro della questione ha i rapporti uomo e donna. Alla luce degli ultimi avvenimenti, che cosa sta cambiando in Italia nei ruoli degli uomini e delle donne anche dal punto di vista della politica stessa? Ma quello che sta cambiando è decisamente un interesse maggiore per tutte le questioni che riguardano non solo i ruoli, ma quello che è stato storicamente il rapporto tra uomini e donne. Una tematica che nasce con i movimenti femministi, ancora prima all'inizio del Novecento, con i movimenti di emancipazione, e che la cultura e la politica italiana non hanno mai assunto per tutto il peso che ha questa questione. Quindi, anzi, si lamenta in Italia proprio il fatto che la cultura prodotta dal movimento delle donne non è entrata nei media, non ha avuto le vie di comunicazione. Questa manifestazione ha portato al centro le tematiche del corpo, della sessualità, appunto dei rapporti tra sessualità e potere, sessualità e denaro, sessualità e politica. Quindi diciamo che la speranza è che si cominci davvero a dare alla questione uomo-donna il peso culturale e politico che ha. Quindi io mi auguro che questo dibattito che si è aperto in relazione, vero, alle vicende che hanno interessato, ha avuto il centro il nostro Presidente del Consiglio, ma che è una questione più generale, che interessa più in generale, interessa la cultura e la politica. Cosa è cambiato dopo il 13 febbraio, dal vostro punto di vista, come associazione femminile maschile plurale? Beh, intanto che alcuni temi che sono sempre stati considerati da gossip, da curiosità privata, un po' così ipocrita oppure un po' così un po' distorta, sono diventati questione politica, cioè i rapporti tra donne e uomini, i rapporti di potere tra i sessi, il denaro nelle relazioni tra i sessi, tra donne e uomini, sono diventati una questione politica, cioè una questione che non riguarda soltanto il privato di un uomo potente, ma riguarda proprio la civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Noi abbiamo scelto di intervenire il 13 e oggi continuiamo a lavorare per dire che su questi temi non si tratta di questioni morali né moralistiche, ma più altro di libertà, libertà delle donne e libertà degli uomini, libertà di essere, appunto, di poter costruire delle relazioni che non siano condizionate solo dal potere e dal denaro, ma che invece siano un incontro reciproco di desiderio e di libertà tra i due sessi. Di nuovo c'è che, proprio per l'esito di questa manifestazione, il successo che ha avuto, il dibattito che l'ha accompagnata, l'esito è quello invece di una tematica che a questo punto va assunta in tutta la sua complessità. Si è parlato di sdegno per il modo con cui viene rappresentata la figura femminile in televisione, nella pubblicità, però le ragioni di sdegno sono tante, no? Riguardano per esempio il fatto che le donne ancora contano molto poco nella società, no? Non ci sono nei luoghi decisionali, non ci sono nei luoghi di potere, ancora nella cultura, quando ci sono convegni, per esempio filosofi, eccetera, compare, se va bene, una donna. Quindi vuol dire, non è solo questione del corpo femminile, è la testa, è l'intelligenza, la cultura che hanno i donne hanno prodotto e la riflessione soprattutto che le donne hanno prodotto per quanto riguarda il rapporto di potere tra i sessi. Tutto ciò che sta succedendo, secondo voi, ha un po' risvegliato le coscienze oppure siamo solo agli inizi e i grandi cambiamenti dovranno ancora avvenire? No, io sento un grande cambiamento, sento anche un cambiamento soprattutto da parte degli uomini, che sono quelli che poi a cui io guardo di più, cioè c'è una chiamata di complicità, di correità che dice: beh, anche a voi piacerebbe, no, poter disporre di tante donne e di tanto potere. In realtà gli uomini hanno cominciato a scoprire la libertà e il desiderio femminile e hanno scoperto che questa non è una minaccia. Spesso il potere e il denaro viene raccontato agli uomini quasi come uno strumento per proteggersi, cioè per pensare in quel modo che le donne siano lì, a nostra disposizione, in un cantuccio, e che noi le andiamo a prendere quando vogliamo. Ecco, forse gli uomini cominciano a capire che quello più che un sogno è un incubo, l'idea di una solitudine maschile che può consumare i corpi delle donne. Invece abbiamo scoperto che incontrare delle donne che hanno un loro desiderio, una loro libertà, una loro storia da raccontare, anche la ricerca di un proprio piacere, arricchisce anche la vita di uomini. In fondo, avere il potere di comprare delle donne che non ti desiderano è una magra soddisfazione. Io penso che sia molto più interessante incontrare delle donne che ti raccontano il loro desiderio e lo mettono in gioco nella relazione con te.
C'è sicuramente il fatto che le donne stesse oggi sono tentate di usare di quegli attributi che gli uomini gli hanno dato, no? La seduzione in particolare, di usarli a proprio vantaggio. Io non credo che questa sia una scelta di libertà, penso però che, come dire, le donne, la tentazione c'è, è ridotte a corpo materno, corpo erotico, e le donne sono tentate a questo punto di fare, come dire, una loro, di usarlo a proprio vantaggio. Non credo, ripeto, che questa sia una scelta di libertà, ma è un fenomeno su cui dobbiamo riflettere anche. Come mai le donne hanno vissuto se stesse soltanto come dei corpi, no? Allora tutto il problema, la seduzione, la cura, va analizzato a fondo e riportato, non è mai stato un problema femminile, no? Perché sono gli uomini che hanno definito cos'è il maschile e il femminile, no? E quindi il destino che le ha volute oggetti del desiderio o corpi che generano e che conservano la vita è un problema che interroga la cultura maschile. Allora questo è lo spostamento grande che mi auguro al seguito di questa ripresa di movimento delle donne.